Buonasera, bentrovati a Notizie di Prato TG. Torniamo a occuparci della vicenda stadio. Il sindaco Biffoni ai nostri microfoni dice: ho agito per il bene della città, tornassi indietro, lo rifarei. Sentiamo Claudio Vannacci. Rifarei tutto e sono convinto di aver agito per il bene della città e rispettando le norme. A due giorni dalla notizia dell'avviso di chiusura indagini sulla lite che ha contrapposto il comune all'AC Prato e che vede il sindaco accusato di abuso d'ufficio, Matteo Biffoni non si sottrae al confronto con la stampa su quanto gli viene contestato dalla procura, vale a dire l'intromissione in una trattativa tra privati, l'aver deciso sull'assegnazione dello stadio senza averne fatto e aver così prodotto intenzionalmente un danno alla AC Prato, facendo venir meno il requisito dello stadio necessario per candidarsi a tornare in Serie C. Una vicenda, quella dello stadio, che sta costando molto caro a questa amministrazione, non solo in termini economici. Ad oggi siamo di fronte a due inchieste giudiziarie, una sui lavori di adeguamento, l'altra sulla trattativa con la AC Prato, e ad altrettanti avvisi di garanzia, uno per il sindaco sulla trattativa con la AC Prato e l'altro al consigliere comunale Luca Vannucci sui lavori. Inoltre ci troviamo con un impianto rimesso a nuovo ma rimasto vuoto e senza gestore, con tutto ciò che comporta in termini di mancanza di manutenzione ordinaria. Lecito quindi chiedere al sindaco se con il senno di poi avrebbe accettato di aiutare Toccafondi a trovare un acquirente. Certo, perché mi è stato chiesto di fare dare una mano a far sì che un patrimonio cittadino potesse essere in un determinato contesto. Noi l'abbiamo fatto con il massimo rispetto e la massima autonomia di tutti quanti, cercando di fare quello che era a nostro modo, diciamo, nelle nostre competenze, niente di più e niente di meno. Agli atti dell'inchiesta ci sono anche le chat tra il sindaco e i tifosi biancazzurri Wild Chaos, da tempo in rotta con la società, per decidere se concedere lo stadio a Toccafondi nell'ultimo giorno utile per permettere al Prato di chiedere il ripescaggio. È a loro che il primo cittadino avrebbe annunciato la decisione di tenersi lo stadio, come poi fatto. C'è tutto, ecco, c'è tante cose, va bene, io, per carità di Dio, noi ne prendiamo atto e continuiamo a lavorare in maniera assolutamente tranquilla. Si nascondeva a Prato un narcotrafficante colombiano di droga. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri giovedì in esecuzione di un provvedimento della Corte d'Appello di Firenze. Deve scontare la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 12 giorni di reclusione che gli è stata inflitta dopo essere stato condannato per traffico internazionale di stupefacenti. Il colombiano fu coinvolto nell'operazione Mexcal, con la quale la Guardia di Finanza riuscì a smantellare una nascente organizzazione criminale multietnica che aveva la sua base operativa nella provincia di Pisa ed era riuscita a fare arrivare dalla Colombia 54 kg di cocaina per un valore di mercato di 10 milioni di euro. Parliamo dei cani maltrattati, un fenomeno sempre più diffuso in città. Il consigliere comunale di Prato Libera e Sicura, Aldo Milone, lancia una proposta a creare una task force tra guardie zoofile e polizia municipale. Sentiamo. L'ultimo in ordine di tempo è stato il volpino Cliff, prigioniero in una piccola gabbia di legno senza acqua, ma l'elenco dei cani maltrattati per fare da guardia alle ditte e alle abitazioni dei cinesi è lungo e in continuo aggiornamento. Per questo il consigliere comunale di Prato Libera e Sicura, Aldo Milone, attraverso un ordine del giorno ha presentato una proposta per attenuare questo triste fenomeno: costituire un nucleo di lavoro composto da guardie zoofile e agenti di polizia municipale per censire i cani presenti in città e poi effettuare capillari controlli in aziende e abitazioni. Credo che a questo punto questo problema va affrontato con continuità e soprattutto con una certa serietà, perché questo sarebbe anche un deterrente per far sì che chi ancora continua a detenere i cani in condizioni disastrose, il cane serve anche a guardare, un cane da guardia, ma va preservato e va dato una certa dignità anche in quella funzione. L'ex assessore alla sicurezza ha anche ipotizzato l'organizzazione del lavoro consapevole dei problemi di sottorganico della Polizia Municipale. Prendere 2-3 interventi a settimana non è che io
si distoglie praticamente personale da altri servizi. C'è il nucleo cinofili che lo fa anche molto volentieri un tipo di lavoro del genere. E fare due o tre interventi, ripeto, dare una certa continuità sulle varie segnalazioni che pervengono, non credo significa distogliere. Poi c'è l'aiuto anche delle guardie zoofili. Fiamme nel pomeriggio di oggi in un terreno di via della Vigna Bassa, una traversa di via Paronese. Il fuoco è divampato poco dopo le 17 e ha interessato un campo di sterpaglie. Un denso fumo si è alzato nella zona, visibile anche a distanza. Per fortuna i vigili del fuoco sono arrivati nel giro di poco dalla vicina caserma e sono riusciti a circoscrivere subito il rogo prima che potesse propagarsi. A non molta distanza dal luogo andato a fuoco si sono fatti i capannoni del macrolotto. In vendita il patrimonio immobiliare della BTP, ecco che cosa è possibile acquistare e i prezzi. Nadia Tarantino. In vendita al miglior offerente il patrimonio immobiliare della BTP, il colosso delle costruzioni in liquidazione per il quale nel 2011 è stata aperta la procedura di concordato preventivo. La sezione fallimentare del Tribunale di Prato ha dato al Collegio dei Liquidatori Giudiziali dell'Impero di Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei il via libera alla gara al rialzo di un lunghissimo elenco di immobili sparsi tra Prato, Firenze, Sesto Fiorentino e San Casciano. L'appuntamento è per il 27 novembre alle 10 presso l'ufficio amministrativo in via Catani. Se la vendita dovesse andare deserta o dovessero restare invendute delle unità, gli ulteriori tentativi saranno fatti il 20 dicembre e il 21 gennaio 2019 e in entrambi i casi il ribasso sarà del 20% sul prezzo di partenza. Il lotto più consistente è a Prato in via Catani, 645 metri quadrati a uso studi medici, 12 posti auto coperti e 3 scoperti, 4 posti moto coperti. Prezzo base 960.000 euro con un rilancio minimo di 10.000. In vendita 2 fondi commerciali a Firenze, 3 a San Casciano, 8 fondi grezzi a uso negozio e ufficio a Sesto Fiorentino, un terreno di 6.280 metri quadrati nella zona dello Smannoro, 2 posti auto a Firenze, 9 a San Casciano, 18 autorimesse a Figline Valdarno e un posto auto in Viale Montegrappa a Prato. Il valore degli immobili oscilla tra 27 e 240.000 euro. Per il terreno invece si parte da una base di 91.800 euro, mentre per le auto rimesse il prezzo base è di circa 7.500 euro e per i posti auto circa 6.500. Il ricavato servirà a soddisfare i creditori partendo dai privilegiati e passando poi ai chirografari. Il tracollo della BTP risale al 2010, centinaia di dipendenti diretti, un indotto di proporzioni gigantesche, commesse in tutta Italia, appalti pubblici e privati, un crack poderoso sul quale ha indagato a lungo la Procura di Prato con l'inchiesta poi approdata in tribunale. È partito da Prato il tour dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini e Gabriele Bianchi, tra i carceri toscani, una scelta dettata dalle recenti aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla Dogaia e ai pesanti problemi di sovraffollamento. Abbiamo raccolto le loro opinioni sul carcere pratese all'uscita dalla visita. Sentiamo. Le criticità maggiori che poi si potrebbero ripetere in tutte le altre è la carenza del personale della polizia penitenziaria che a seguito della legge Madia è stato fortemente depotenziato e oggi mancherebbero 70-80 poliziotti a fronte anche di una presenza di detenuti al di sopra della media della contenenza che dovrebbe essere di 525, qui siamo oltre 630. Questi punti sono punti sicuramente rilevanti che vanno comunicati a chi di dovere, stavolta possiamo farlo anche in maniera diretta con il nostro Ministro della Giustizia che è Alfonso Bonafede, che sta facendo un ottimo lavoro e quindi confidiamo davvero in questa grossa possibilità. Due giorni dedicati alle buone pratiche di protezione civile, iniziata oggi e si concluderà domani l'ottava edizione di Io non rischio. Ad aprire la kermesse questa mattina il sindaco Matteo Biffoni e il vice sindaco Simone Faggi, tante le persone che si sono fermate a chiedere informazioni. In gran parte della piazza sono stati allestiti i gazebo gialli della campagna e molte installazioni realizzate appositamente per distribuire il materiale informativo redatto dal Dipartimento della Protezione Civile. A
Alle 15 si è riunita anche la Commissione Consiliare 4 per avere le informazioni sul nuovo piano di protezione civile in fase di approvazione definitiva. L'iniziativa prosegue domani, per tutta la giornata di domani, sempre in Piazza Duomo. A proposito di protezione civile, l'Associazione dei Volontari del CSN ha inaugurato stamani la nuova sede, oltre 100 iscritti, 55 volontari, e tra l'altro ce n'è uno che ha 80 anni, continua a spengere incendi. Sentiamo. Taglio del nastro questa mattina per la nuova sede dell'Associazione Volontari CSN Centro Scienze Naturali, accanto alla sede della Fondazione Parsec. Frutto di una convenzione di protezione civile con il Comune, la struttura in legno consentirà all'Associazione di portare avanti in modo più efficace le attività di antincendi boschivi e di protezione civile grazie a spazi più grandi e funzionali, a cui faranno capo 55 volontari e 12 mezzi. Siamo circa un centinaio di iscritti, 55 soci operativi che sono formati, addestrati con dispositivi di protezione individuale e quindi per l'attività di volontariato. Le attività sono diventate sempre di più e sono tantissime, dall'antincendi boschivi andiamo alla protezione civile, attività sul territorio, collaborazioni con altre associazioni, nelle scuole, con il pubblico. Nel 1984 abbiamo installato la prima telecamera per l'avvistamento di incendi boschivi, siamo andati avanti in questo percorso, adesso abbiamo una rete completa che copre non solo la provincia di Prato ma anche parte di Firenze, di Pistoia, di Lucca, di Pisa, e da questa sala operativa partono le segnalazioni poi agli organi competenti, alla regione toscana per gli interventi. Con l'occasione il sindaco ha consegnato un riconoscimento a Marcello Toccafondi, volontario dell'associazione da 45 anni che presta servizio ogni giorno, compreso quello del suo 80° compleanno il 3 agosto scorso. Il pomeriggio alle 2 è scoppiato un incendio a Soffignano e sono partito e ho fatto il mio dovere insieme ai vigili del fuoco. Io portavo la moglie e la bambina al mare e poi, siccome il mare non mi piace, io tornavo a casa e venivo via a spengere gli incendi, anche se avevo la bambina e nel poi tempo libero andavo a trovarla, avevo la bambina piccola e io ero a spengere gli incendi. E la moglie non si arrabbiava? No, perché mi capiva che io la mia vita è questa, Monteferrato, Galcetti. Successo annunciato per Moda in Scena Prato da Oscar, la sfilata di moda che ha visto i riflettori puntati sui marchi la boutique più prestigiose del territorio, attraversando una passerella inedita e suggestiva. L'appuntamento si è tenuto nella sede di Hobby Stock, storica azienda che con i suoi tessuti ha vestito tanti capolavori cinematografici che hanno collezionato ben 9 premi Oscar. La sfilata di moda, riservata a 500 invitati, è stata dedicata alle proposte moda donna, uomo, bambino, spose e accessori per il 2019, con le collezioni dei migliori negozi di abbigliamento, accessori e gioielleria del territorio pratese. E con queste belle immagini ci salutiamo, vi ringrazio per averci seguito, buona serata e buona domenica.